Ok, siamo ritornati qui con una nuovissima apertura di un nuovo, di una nuova console che è arrivata, casa Nintendo. Vi ricordo a tutti che è arrivata la nuovissima NES Mini. Ragazzi, vi ricordate magari voi che la provavate, la NES Mini? Bene, ora andiamo ad aprire la nuovissima NES Mini. Andiamo ad aprire NES Mini. Andiamo tutti assieme. Ok, ci siamo con la nuovissima NES Mini, che l'andiamo ad aprire. Andiamo a vedere. Tanto spostiamo Link e lo spostiamo qua. Bene, andiamo ad aprire la NES Mini. Come si può vedere, guardate la scatola. Bellissima la scatola. La scatola è molto ma molto bella. Guardate, si vede la NES Mini, 30 giochi. L'hanno chiamata, prima si chiamava Nintendo Entertainment System, che è nata pochissimi. Queste sono pochissimi pezzi. E ti dice che ci sono 30 giochi. Ma guardiamo qua a lato. E poi potete vedere anche qua i 30 giochi. Ve ne fanno vedere qua, non tutti dei 30 giochi, ma i migliori che ci sono dentro, come Pac-Man o altri. Vedete, è una grandissima console. Una console che ha realizzato più piccola Nintendo. E ora la andiamo ad aprire. Vedete, qua a fianco vi ho messo la NES, quella grande, la prima NES che è uscita. Guardate che bella, i suoi joystick. È bellissima, va bene. Andiamo ad aprire senza rompere la scatola NES Mini. Ok, iniziamo l'apertura. Vi ricordo che poi domenica ci sarà il video di Nerf. E poi domani Animal Crossing. E lunedì arriva Pokémon. Questa è la scatola. La richiudiamo noi perché noi teniamo tutto. E la mettiamo. Ok, e la scatola la mettiamo sotto, dopo la ritiriamo su. Allora, le istruzioni sono state fatte come la vecchia console, come nella vecchia console, come questa. Sono state fatte ugualissime, vediamo. C'è una novità, che dopo vi farò vedere la novità. Prima vedete le istruzioni uguali, in bianco e nero, ugualissime. Ma una grossa novità che troverete in ogni gioco. Ogni gioco che prenderete, prima c'era il nel Club Nintendo si prendevano le stelle, ma ora trovate questo qua, che è di My Nintendo, dove troverete, avrete 3000 gettoni e con un codice che c'è dietro, che ve lo nascondo. C'è 30 gettoni, avrete il regalo, chi prende la NES Mini. Bene, potete usarlo su iPhone e su anche tablet o PC. Andare a mettere il punteggio del My Nintendo. Bene, andiamo ad aprire. Prima la console. Mamma, che giorni, magari i vostri nonni, i vostri genitori ci avranno giocato e avranno toccato la NES questa. Ma guardate qua. Ecco, tutta con i uguale, identica, in un braccio. Bene, spostiamo un attimo Fuffi, lo mettiamo lì. E guardate la dimensione, e è proprio straordinaria la dimensione. Guardate, grossa, piccola, ma proprio piccola, un quadrato. Come si può vedere, vedete il davanti, ugualissimo con Nintendo Entertainment System, ma non si apre. Le due entrate, che potete usare anche il controller, quello a forma di joystick della Wii che avevate, che lo attaccavate come il nunchuck, e potrete usarlo qua, o se no il suo controller. Poi il lato è ugualissimo, vedete, con le uscite anche qua. E poi dietro c'è HDMI, che vi fa vedere, e l'entrata USB, perché è alimentata dalla USB, come vedete. In HD potete vederla in italiano. E vi dico solo una cosa: nella Nintendo questa, se dovete alimentare la console,
non c'è dentro il pezzo dove va a infilarsi nella spina, ma potete alimentarlo tramite la TV. Se ha un'uscita USB, una porta USB, potete alimentarla e da lì alimentare senza attaccarlo alla spina. Se no dovete prendere una spina. Ma vediamo dentro. Cosa ci sarà qua dentro? Vediamo. Mamma mia, il nuovissimo controller NES Mini. Bellissimo, vedete la differenza? Adesso vi ho messo il link davanti, ma guardate la differenza. Adesso vi faccio vedere. È un pochino più stretto, è un po' ingiallita questo, ma questo è nuovissimo, guardate. Ugualissimo, però non va più bene il controller, per cui dovrete comprarne uno nuovo di controller. Adesso non mi sta più. Dovete comprare un altro se volete giocare in due, è separato. Ebbene, bene, siamo a questo che lo mettiamo qua e dopo giocheremo tutti assieme. Adesso è caduto, ma giocheremo tutti assieme dopo. Adesso andiamo a vedere cosa c'è ancora all'interno. All'interno ci dovrebbe essere anche... Eccoli qua. Allora, l'interno è dotata di... ma è il cavo dell'Android. Cavo di... come il vostro cellulare. È USB, ma il cavo è del quelli che avete dei vostri cellulari, ugualissimo. E questo. E poi l'HDMI. HDMI. HDMI. Ecco, ho preso dalla parte sbagliata. Ma bene. Ora cosa dovremmo fare? Ragazzi, come sempre, andiamo a vedere la nuovissima console all'interno. Andiamo a vederla proprio come si gioca. Andiamo! Ok, ci siamo. Iniziamo a giocare con la NES Mini. Accendiamola. E... dovrebbe partire dopo un po'. Ok. Inglese, italiano noi. Eccola qua! Guardate quante cose! Andiamo a vedere tutti i giochi che ci sono. Balloon Fish! Oh, Bubble Bubble, Castlevania, Simon Son qua, Donkey Kong, Donkey Kong Junior, poi una cosa in giapponese cinese, Double Dragon, poi Dottor Mario, che bello! It's Skeeter Belk. Poi Final Fantasy, bellissimo. Banda Namco, Galaga. Poi un altro gioco che non si riesce molto a leggere. Ghost Goblins. Poi Grandius, Lech Klimber, poi King Clarus, Kirby, Mario, Mega Man 2. Ma guardate Mega Man com'è, sembra un uomo normale, bellissimo questo. Poi Metroid, Ninja, Pac-Man, Bunkin, poi Stratropic, poi Super C, Super Mario, Super Mario 2 Bros, Super Mario 3, Tecmo War, e arriviamo al tempo di The Legend of Zelda, Zelda 2 Link. E poi ritorniamo, ma iniziamo con giocando a Pac-Man. Guardate la grafica, non vi sembra uguale? Un player. Ecco che iniziamo. I suoni sono ugualissimi. Seconda.
cerchiamo di salire. Preso prima. L'avevo preso, però. No, l'avevo girato, vabbè. Prossimo, abbiamo solo una vita. Preso, niente, perso. Game over. Adesso vi diciamo come si fa per ritornare indietro. Se io voglio... Ah, dovremmo schiacciare sotto, sembra. Ok. Ah, vuoto! Potete mettere dentro punti di sospensione. I punti di sospensione, ma noi andiamo avanti. Vediamo questo, Stratopi. Ok. Mettiamo il nome NN. Ok, oh, allo. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Oh. Ok, prima. La musica va anche a ritmo con le parole. Eccolo qua. Mi ha dato un filo, dovrebbe essere un filo o una bomba. Vediamo questo cosa vuole. Usciti dalla civiltà, andiamo in quella grotta che vediamo là in alto. Non posso passare. Ci
sarà qualche varco. Ah, aspettate però. No. Bene, bene, andiamo a vedere un altro gioco, The Legend of Zelda. Quale vogliamo? Ma dai, iniziamo con questo. Start. Qua mi faceva sempre cavolare. Perché qua... Un attimo solo. Ah, eccolo qua. Start. Là dovrebbe esserci la spada. Eccola. Ok, andiamo. E sale. Ta-da-da-dum, pam-pam-pam, che non riesce a far passare, ma vediamo di qua. Attenzione. Una vita, eccola lì, presa. E vediamo, andiamo avanti. Neanche di qua non c'è niente. Ok, usciamo e ritorniamo su. Ok. Sta per morire. Ah! E ok, e questo era The Legend of Zelda. Torniamo indietro e andiamo a vedere là un altro gioco. Questo è molto simpatico per voi. Guardate. Ah, ok. Non è come quello che c'è in... Uno ce l'abbiamo fatta.
Fatto, il primo è andato. Andiamo con il secondo. Dobbiamo prenderne uno che adesso arriva di là. Oh, andiamo terzo. Abbiamo solo un palloncino. Niente. Ah, yeah, yeah. Bene, e questo era un altro gioco. Noi non vi facciamo, non andiamo avanti con tutti i giochi, perché sennò dopo ci piegheremo tanto. Ma adesso andiamo con questo. Bubble Bubble di Taito. Un player. Ah, molto diverso. Secondo! Andiamo al terzo! Giochi dell'infanzia, giochi più belli! I giochi che hanno passato la storia, come il NES, che ha passato la storia il NES. Se vi ricordate tutti, ha passato la storia il NES. Quinto, già il quinto, wow wow wow. La caramella, prenda. Perso! Siamo arrivati fino al quinto livello. Bene, e andiamo avanti con un altro gioco. NES. Scusate che vi ho spostato la telecamera. Oh, ritorniamo ai vecchi tempi. Miyamoto è stato un grande. E lo... Ok. Via Mario! È rotta la scala.
Peach là in alto, Peach, 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 Peach. Sentite i vecchi rumori. No, devo saltare. Dai, Mario. No, non l'ha preso, te. Game over. Bene. Andiamo per il prossimo. Doctor Mario. No, andiamo con questo. Caduto, dai, 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 dai. Vedete com'è la grafica fatta molto bene a stile NES proprio. Ok, abbiamo fatto 1:16, 1:28, siamo arrivati sesti. E ripartiamo! Potrà andarci meglio questa volta? Vediamo! No, è caduto, dai, 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 dai. Un minuto e 13. Primo! Best friends! Bene, andiamo un ultimo gioco!
Yosser Kirby! Kirby, 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 vecchio Kirby! Andiamo nella porticina, andiamo! Ok, col... Non riesce a salire, strano. Va bene. Strano. Questo era Kirby. Bene ragazzi, grazie di averci seguito con la NES Mini. E vi diamo appuntamento a domani con Animal Crossing, che ritornerà a Fiorillo e vi spiegherà tutto su Animal Crossing New Life. E a voi alla prossima con un altro gioco Nintendo, sempre e solo Nintendo. Ciao.